Di un po'. Che volete? Hai mai visto quest'uomo? No. No, eh? No. E voi altri? No. E tu? Partitina? Cercavi me? Ti ho chiesto se cercavi me. Beh, credo. Sì. Fatti il segno della croce. Perché? Non vuoi morire da cristiano? Su, fatti il segno della croce. Ma aspetta, aspetta! Credi di farmi paura? Che vuoi? Nel nome del padre, del figliuolo. E dello Spirito Santo. Amen. Ti domandi perché? Perché hai incontrato Amen. Se devo dire la verità, sono molto preoccupato. Beh, naturalmente si tratta di molto oro, ma il capitano ci ha assicurato. Certo, certo. Già, che le dicevo, Mr. Francis? Se posso permettermi un suggerimento, Mr. Love, capitano... Non siamo nuovi a compiti del genere. Beh, se va bene a Mr. Love... Stia tranquillo, Mr. Love. Non ci saranno sorprese. Ho calcolato tutto. Qualsiasi attacco sarà respinto. Siamo nelle sue mani, capitano. E nelle mani di Dio. Crede? No... Neanche Buseba oserà rischiare. Ma Buseba osa! Mr. Clancy, lei porta Scalogna. Io non porto Scalogna, prevedo. Siamo pronti, capitano. Bene, signori. Facciamo sempre la figura dei paurosi. Ma io lo sono.
Andate da quella parte! Di, Buseba, sei sicuro che non sia una trappola? Una trappola per Buseba? Credi? Vediamo. Oro, guarda! Fammi vedere! A me! Fermo! A quest'ora non gioco mai a carte. Volevo soltanto un po' di caffè. Vieni avanti. Sei venuto a giocarti la mia taglia? No, non porto mai armi. Allora va bene. Io preferisco altri giochi. Serviti. Il caffè è sul fuoco. Fa freddo. Avanti, racconta, da dove vieni? Vediamo un po'. Prima Sacramento. Poi Dawson, Rainville, Greenston. Un lungo giro. Allora è molto tempo che mi segui. Non ne sono molto sicuro, amico, ma più o meno penso da 3 o 4 cadaveri. 4. 4 duelli regolari. E il segno della croce perché? Per il loro bene. Mio padre diceva sempre, era un predicatore, quando stai per morire fatti il segno della croce. Chissà che non ti guadagni il purgatorio. E tu? Che cosa vuoi da me? Mandare un po' di gente in purgatorio. Spiegati. Ecco, hanno assalito un trasporto militare ed hanno massacrato tutta la scorta e l'oro delle compagnie minerarie. Il colpo l'ha fatto un certo Buseba, ma indagini, perquisizioni, niente. E allora le assicurazioni hanno pensato alla Pinkerton. Perché vedi, io non sono un giocatore, sono un agente. Questo l'avevo capito, continua. Noi siamo convinti che l'oro non ha ancora passato il confine. Buseba non è uno stupido. Sa di essere sorvegliato e sta molto attento ad ogni passo che muove. Ma prima o poi un passo falso lo farà. E io che c'entro? Mi dai un sigaro? Grazie anche per il caffè. T'ho chiesto io che c'entro. Eh? Come che c'entri? Tu sei proprio il tipo che fa per me. Altrimenti non ti avrei ingaggiato. Bravo. Però non mi hai ingaggiato. Buseba di Angioletti ne ha almeno una 50. Ma nessuno che sappia farsi il segno della croce. Dai retta a me. Vai a Washington e chiedi del generale Grant. È l'unico che possa aiutarti. È un peccato, un vero peccato. $1.000.000 in oro. Una bella cifra se pensi che l'assicurazione ti pagherebbe almeno il 10%. E il 20? Affare fatto. D'accordo. Buonanotte, socio. E certo che con il vecchio Dean Light avrei risparmiato. Dicono che è molto più veloce di te. Purtroppo però è introvabile. Mio padre diceva anche che quando un uomo vuol dormire, un altro non chiude mai la bocca. L'uomo che parla o si fa un solitario o si fa il segno della croce. Dì un po'. Sei tu quello schifoso che si fa chiamare Amen? Sì, perché? Fatti il segno della croce.
Potete dire a tutti che Johnny Siringo ha fatto fuori Ame. Sarebbe piaciuto, Johnny Siringo? A quest'ora avresti incassato la taglia. Beh, bastava che cambiassi la pallottola. Non avresti mai potuto. Per due ragioni. Guardandoti negli occhi sapevo che sparavi a salve. E poi, uno che si chiama Siringo non riuscirà mai ad ammazzarmi. E non farti più vedere, altrimenti... Certo. Adios. Ora che ti hanno seppellito, nessuno più ti darà la caccia. Giuseppe, aspetta, non ho molto tempo. Nemmeno noi. Da questo momento non ci siamo mai visti né conosciuti. D'accordo. Buona fortuna. Ne ho proprio bisogno. Accidenti a te! No, tu Benigno! Tutti i giorni devo ripeterti la stessa cosa? Ehi, puzza! Che cosa aspetti, ragazzo? Su, non farti pregare. Quando Sudenskid, nel 1800 e non ricordo quando, non obbedì a un ordine, gli sparai. Bravo, sceriffo! Allora me le compri queste giarrettiere francesi, eh? Ma dobbiamo aspettare che quel tale arrivi in paese. Come hai detto che si chiama? Orazio si chiama e vende le più belle giarrettiere di tutto l'West. Allora, me le compro. Ma non mi scocciare, mio zio con le giarrettiere ci strozzava le mogli. Sai, puzza, mi ricordo il mio paese. Lo stesso odore di vacche. Una volta il West non era come adesso. Restavamo a cavallo senza levarci gli stivali anche due mesi di seguito. Non è come oggi che ogni 6-7 giorni bisogna lavarci la faccia. Che c'è, puzza? Qualcosa che non va? Ah, lo stivale sulla guancia. Cos'è, ti dà fastidio? Allora allontanati, no? Allontanati, su. Ti piacciono tanto i miei stivali? Che cos'è che gli ha detto?
Niente, quello che gli dici tutti i giorni. John, una birra per Puzza e ben ghiacciata. Come? Cos'è che hai chiesto? Una birra per Puzza. Ah, ho capito, come tutti i giorni. Arrivo. Eccola, no. Vieni. No. No. No, è un peccato. Tieni. Guarda. Ma se la vuoi, te la devi guadagnare. Sì, come? Invita Regina a ballare. E se le lascio addosso l'odore? Si laverà. Musica, suona qualcosa di più allegro. Avanti con questa musica. Basta così. La festa è finita. Vai a bere, vecchio. Offro io. Davvero? Oh, grazie. Grazie. Birra per Puzza! Ehi, amico. Adesso tu prendi il posto di Puzza, va bene? Ehi, sto parlando con te. Guarda che ti fai male. Eh? Mi faccio male? Ah, sì. E in che modo, eh? Così. Fermo! Buseba ha detto niente armi in paese. Noi siamo gente pacifica e ci piace divertirci. E se viene un rompiscatole di straniero a rovinarci il divertimento, beh, capisci, diventiamo meno pacifici. E allora ci divertiamo in un altro modo, a pugni. E cominciamo subito, piccanaso. Avanti il primo. E uno è andato. Idiota, era la mia birra. Rompono tutto, dovresti dire qualcosa. Io devo dire io, chi è il padrone? Fatti rispettare, invece. Oh,
allegria oggi. No! No! È un whisky! È un whisky invecchiato! No, sono 80 dollari! Fermo! No! No! Grazie. Grazie tante, mister. Ci rivedremo. Grazie. Polvere da sparo, ne porto sempre con me. Ogni tanto mi diverto a fare i fuochi d'artificio. Anche noi ci divertiamo con te, sai? Ma quello che si diverte di più è Timothy. Ah, ma davvero? E chi è Timothy? Il tipo che ti sta alle spalle. Parole sante. Fermo così, non muoverti, straniero. E da dove è uscito? Era dalla sua mamma, sai, anche i banditi hanno una mamma. Forse basterà. Non vorrei farti lavorare troppo. Lascia che lavori, il lavoro nobilita. Che cosa ne pensi, eh? Penso che mi va un po' larga. È molto più adatta alla tua misura, direi. Per me c'è tempo, ficcanaso. Esci fuori. Ora tocca a te. Non ci hai fatto divertire al saloon? Ci farai divertire adesso. Slim. Buttagli la tua pistola. Non ti dispiace se giochiamo un po'? Sì che gli dispiace. Prova a spiegargli di che si tratta. È un gioco che facciamo sempre. Io conto fino a tre. Tu prendi la pistola, ma forse è un po' in basso. E se sei più svelto di Timothy, hai vinto. Certo, certo non sarà facile, vero ragazzi? È difficile che se la cavi. Ora siete pronti? Uno, due e tre. E adesso montagna di letame, fila via. E di a Buseba che mi farò ancora vivo. Ma tu, chi sei? Uno che vale oro, molto oro. Diglielo a Buseba.
Chiunque tu sia, grazie, amico mio. Buseba, lui non c'entra! È successo così, d'improvviso. Che cosa? Non sappiamo che cosa. È arrivato un colpo, come da un fantasma. Colpo così? Mi ammazzo io, altro che fantasmi. Che c'entriamo noi? Bestie! Voi non siete uomini, siete soltanto delle bestie. Bestie! In 5 contro 1. Vi fate ammazzare. E non sapete neanche da chi! Idioti! Grandi e grossi credono ancora ai fantasmi. Un fantasma se ne va in giro con Winchester? Ma io non c'ero con 5. E l'altro, lo straniero? Non voglio risse, capito? Non voglio risse! Ve l'avevo detto, bevete, andate a donne, ma niente guai. Non è il momento di richiamare l'attenzione della Polizia Federale. Figli di cagne rognose. C'è uno schifoso qui a Camposanto che ammazza i miei uomini. Uno schifoso che sta con un altro schifoso. Uno schifoso fantasma. Beh, è una questione tra schifosi. $50. Vedo. Puzza! Eh? Sì. Per voi e questo per voi. Tieni. Puzza, puzza, parlo con te. È un dollaro, guarda. Eh? Se non lo vuoi lo rimetto via. Oppure lo vuoi? Lo vuoi? Vieni a prenderlo, su. Su. Hop. 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 Sparito. Volevo un momento, mister. Solo, solo un momento. Perché non levi tu la mano, invece? Un dollaro è troppo per te, Puzza. Lascia il dollaro, Puzza. Guarda, che mai fatto, mister? E tu non ridere. Io sono per le cose giuste. Solo gli schifosi che spariscono non mi piacciono. Prendo io il posto del morto. Certo, l'ho lasciato apposta per te. Sì? Come questa mattina? Senti, ficcanaso, avrei proprio idea di... Il tuo amico ha troppe idee. Un giorno o l'altro gli scoppierà il cervello. Buono, Ernesto. Ti fai subito riconoscere. È un bravo ragazzo, un po' nervoso. Signori, io credevo che qui si giocasse a poker. Giusto. $100. Una donna
Un altro 8. Un re. Un 9. Parlano i due 8. Altri 100. $500 per giocare. Me ne vado. Ancora 100. Gioco. Fino a 500. Per me va bene. Me ne vado. Un asso. Oh, due assi per Buseba. E un re per i due 8. Stavolta parlano i due assi. Piatto. Visto. Un altro re. Doppia re. Tre assi. Ho vinto io. Fa vedere il terzo asso. Non ti fidi? Quando un uomo dice di avere tre assi e ne fa vedere soltanto due, vince quello che ha la doppia ire. Quando un uomo ha due assi e una pistola, vince anche se l'altro ha scala reale. Altrimenti l'uomo con la pistola tira e allora l'altro che fa? Tira anche lui. Fermi! Fermi! Vince la doppia, sei d'accordo? La doppia ai morti vince sempre. Allora non sei tu lo schifoso fantasma. Lo spettacolo è finito. Tesoro, ho sentito che fra pochi giorni arriva Orazio. Me le compri le giarrettiere francesi. Dopo di me. Stavo pensando una cosa. Buono. Arriva Camposanto. Mi fa fuori mezza dozzina di uomini. Un bel biglietto da visita. Uno scopo deve averlo. E quell'altro che gioca a carte. Nessuno lo conosce. Chi so? Io vado in paese e li faccio fuori. Ci hai già provato, imbecille. Non si sa chi sono, nessuno li conosce, ma questo tale trova un amico. Trova un amico? Ah, sì, il fantasma. Chi è? Cosa è venuto a fare qui? Davvero non lo sai? Pensaci. Non è molto difficile. Su, dimmi la tua idea. Troppo rischio per la paga che gli danno. Per essere un agente federale. E troppo furbo per essere un killer. Quelli prima sparano, poi pensano. Se avesse voluto ucciderti, avrebbe già potuto farlo. E allora? Vuole l'oro, Buseba. Ah, sì? E io lo ammazzo. E l'altro? Chi, il giocatore? Figurati. No, l'altro. Il fantasma. Già. È vero, lo schifoso fantasma. È lui che devo prendere. E poi li faccio fuori tutti e tre. Ma tu sei per le cose giuste, lo dici sempre. Il giocatore che c'entra? Non
non mi è simpatico. E poi oggi non mi ha dato il terzo asso. Ernesto! Che c'entro io? Ernesto! Sì? Vai giù in paese e fruga casa per casa. Devi trovare questo maledetto fantasma ad ogni costo. Chiaro? E sistema anche lo straniero, vai! Ma che vi prende? Che volete? Sta uomo imbecille, ti conviene? No, no! Lasciatemi! Vi prego, lasciatemi! Bill! Oh, Bill! Qui non c'è, andiamo. Oh, Dorothy, Dorothy! Possiamo andare, non c'è. Non c'è, andiamoci. Avanti, quanta storia! Adesso che si fa? Non preoccuparti. In una maniera o nell'altra usciremo fuori da questa situazione. Vivi, speriamo. Abbiamo visite. Mi raccomando, niente onori di casa, almeno per il momento. Ho tutto calcolato. Anch'io faccio dei calcoli. Vedo qui intorno un po' di brutte facce, mi fanno da angeli custodi. Chissà se c'è anche il fantasma. L'avete trovato? No, niente, e voi? Niente. Dovremmo far cantare quei due. D'accordo, Ernesto. Se riuscissero a trovarlo, la tua curiosità sarebbe appagata. Com'è? No, niente, stavo dicendo che ci sono dei giochi molto difficili che non riescono mai. Sai che gioco facevamo una volta agli indiani? Li appendevamo per le orecchie. Come? Venite con me. Ernesto! Guarda, guarda chi si vede! Vieni qua, vieni, barile di grasso! Piccinino, ho sentito che sta per arrivare Orazio con le più belle giarrettiere francesi di tutto l'West. Me le compri? Adesso devo lavorare. Ma Piccinino, me l'hai promesso! Levati! Salve, ci si diverte, eh? Si fa quello che si può. Già, vedo. Senti... Facciamoci una partitina, magari di quelle con le carte scoperte. Ti voglio levare un po' di dollari. Se ti fidi, le carte le do io. Dopo. Buseba ti ha nominato sceriffo di questo paese perché tu facessi rispettare la legge. Perché? Il vecchio di Light è ricomparso? C'è uno straniero, è armato e ha cattive intenzioni. Non credo proprio che sia di Light. Perché? Perché se fosse lui dovrebbe avere la tua età. E dov'è? È seduto qui fuori, proprio di fianco alla porta. Lascia fare a me che ci penso io, anche se fosse Dean Light. Credi che abbia paura di Dean Light? Porta fuori anche quel signorino lì. Ah, sì, eccolo qua. Giovanotto, lo sai che in questo paese gli stranieri non possono venire armati? Qui è tutta gente pacifica, tutta gente timorata di Dio che ama la propria famiglia e va a messa la domenica. Vedo, vedo. Molto bene. Allora, in nome della legge... Avanti, prendi la pistola. Come? La pistola, prendila. Ah, ecco. Questa la tengo io. Ah, sì. A te ti cercavano in ufficio. Un uomo ha rubato il cavallo a Stafford. Ci vado subito. Te l'ho raccontato di quella volta a Dallas che un cavallo rubò un uomo. Che scena, vai. Com'è? Vai!
Sì, vado, parla a bassa voce e vuole che si capisca. Senti, io e questi miei amici vorremmo fare una partitina con te e con quell'altro signore che è seduto là. Accomodatevi. No, qui, in un posticino più tranquillo. Andate avanti, io vi raggiungo dopo. Non sta bene far aspettare questi signori. Sono tutti miei ospiti. Ce ne sono ancora tanti di ospiti? Tantissimi. E allora? Allora diciamo che non mi va di giocare a carte. No? Pensaci bene, vedrai che ti viene la voglia. Davvero? Beh, sto cercando di pensarci. E lei? È ben deciso a farsela questa partitina? Io sono un po' più fortunato. Ho già una coppia di fanti. Già. Basta. Quando viene la donna di cuore si comincia. Io sono qua, abiti chic e tutta roba di Boston. Ho merce di prima qualità. Donne, venite! Donne! È arrivato Orazio, donne! Sono qua! Sono carico di ogni ben di Dio. Venite a vedere! È una gioia per gli occhi! Pochi dollari per essere belle tutto l'anno! Venite da Orazio! Donne, venite! Venite da Orazio, donne! È arrivato Orazio, me le viene a comprare le giarrettiere francesi, vero piccinino? Avanti! Proprio adesso, in questo maledetto paese, non si riesce mai a combinare niente. Per questa volta ti è andata bene. Anche a te. Perché? Chi avrebbe fatto lo sporco ficcanaso al povero Ernesto che muore di paura? Avrebbe tirato fuori le pistole. No, fermo! E ti avrebbe spedito all'inferno, sparando su quel barile di dinamite sul quale stavi seduto. E sarebbe stato un gran bello spettacolo. E non basta. Perché vedi, quel mio amico che appare e scompare come un fantasma. E che hai cercato tanto, ma non hai trovato. Ti sta tenendo sotto la mira del suo fucile. Al primo gesto sbagliato ti saltava la zucca. Bene, ficcanaso. Ci rivedremo e faremo tutti i conti in una volta sola, vedrai. A cavallo! Lo hai detto veramente convinto, sembrava quasi che tu lo conoscessi. Lo conoscerò. Per favore, una alla volta, ma perché vi agitate tanto? Piano, ma non scappo mica, no, piano, mi... A quello delle stoffe gli taglio la gola, gli taglio la gola io. Buono. Se mi tagli ti ammazzo. L'avete cercato dovunque, senza trovarlo. Perché siete degli imbecilli! Se mi tagli ti ammazzo. In paese non c'è. Tutta la zona è stata setacciata e non c'è. Eppure c'è. Io avrei un'idea. Tu sta zitto, idiota! Starò zitto, però... Però avrei un'idea. Ernesto, ti ho detto di star zitto! Io sto zitto. Sì, però... Avrei un'idea. Dilla! Sentiamo. Se prendiamo quei due, il terzo viene da solo. E come? Beh, devo farmi venire un'idea. Ah. Continuo. Mm.
Dammi una birra scura. Subito, signor Orazio. Ecco la birra. Ma che odore. Ma da dove viene questo odoraccio? Che ne diresti di giocarci questa birra a testa o croce? Eh? D'accordo. Testa per me e croce per te. Eh? Ti va? No, va. Vediamo. A vedere, leva la mano. Cos'è? Testa. Ah. Mi dispiace. Va bene, prendila, prendila i due. Per favore, un'altra birra. Due. Una o due? Che fai? Vattene. Sei uno che passa molto spesso il confine, vero? Sì, certo. Le guardie di frontiera ti conoscono, ti fanno passare con facilità, sì, e non controllano il carico, no? E allora? E allora, vieni. Devi fare un piccolo favore a Busetta. Ma io non posso, io ho i miei affari. Appunto. Avanti, cammina. Mettimi giù, ma come faccio cammina, a camminare? Ma lasciatemi stare! Quanto pesava? Accidenti a lui! Zitto, porta rispetto ai morti. Attenzione, giù! È una cosa molto facile. Facilissima, direi. Oh, sì, senz'altro, non ne dubito affatto, Busebba. Non ne dubito affatto, solo che... Vedi, io... Di che si tratta? Ecco, dovrai solamente far passare il confine a una cassa da morto. Cassa da morto o il confine? Ma non credi che sono 220 dollari? 200? Sì, d'accordo, 200, come vuoi tu, perfettamente, d'accordo, sì. E se non riesci, ti ammazzo. Eh? Su, forza! Così. Ecco fatto. Tutto a posto. Buona fortuna. Grazie, ne ho proprio bisogno. Il carro sembrerebbe diretto verso il confine. Avevi previsto anche questo? Che cosa c'è in quelle casse da morto? Se pensi quello che penso io, allora ci siamo. Sei Orazio, no? Mi interessa il tuo carro. Compro tutto. Ma il carro... non è in vendita. Beh, si può trattare. Quanto può valere? Senti, tu, se ti preme la vita, levati di mezzo. Ehi, voi, ci sono anch'io.
Ve l'avevo detto che c'ero anch'io. Piaciuto lo scherzo? Peccato, due bravi ragazzi come voi che si fanno beccare mentre rubano cadaveri. Non mi raccontare adesso che avevi previsto anche questo, vero socio? No, questo non l'avevo previsto, socio. È stata una sorpresa. Dove sarà il fantasma? Ehi, tu, arriva in paese e vedi se i due ficcanaso hanno lasciato qualcosa alla locanda. Fai in modo che per tutti non siano mai arrivati, capito? Va bene. Ah! Ci si rivede, eh? Schifoso. Salve. Guarda un po' cosa hanno trovato i miei ragazzi nella tua stanza. Amen. Adesso so chi sei. Voglio sapere cosa sei venuto a fare. Ad aiutarti a portare l'oro oltre il confine. Ma senza casse da morto. Ammesso che io abbia l'oro. Naturalmente. E ammesso questo, tu quanto vorresti? Il 30%. Il 30%. E il tuo piano quale sarebbe? Prima l'oro. Conosci il proverbio? Piano svelato, uomo ammazzato. E ci terrei tanto a vivere ora che sto diventando ricco. Perché? Hai ereditato? Erediterò. Mentre aspetti, puoi dirmi chi è il terzo? E se ti rispondessi fantasma? Ti risponderei giostra. E allora? Fantasma. Giostra! Ti aspettate! Basta. Ancora fantasma? Sì. Avanti! Facciamolo bere. Via. Schifoso. Stai tranquillo, schifoso. Ricominceremo più tardi.
Tu resta qui. Voi con me. Scommetto che anche tu hai un piano per fare passare l'oro. Ed è molto meglio di quell'altro. Ne parlavo proprio adesso con Ernesto e i ragazzi. Sì, non è niente male. Stai buono. Io sto buono, però non è niente male. Zitto! Ti ho detto di stare zitto. E nel tuo piano, il terzo chi è? Questa informazione vale almeno il 50% dell'oro. E appeso ad una corda quanto vale? $1 milione che non potrai mai spendere, Buseba. Le vie del Signore sono infinite. La tua finisce lì, appeso ad una corda! Impiccatelo! Hai un minuto di tempo per parlare, solitario. Oppure tanto peggio per te. Bravo, Ernesto, un buon Buseba! Lavoro. Il prigioniero è scappato. Con me, presto! Signor Buseba. Signor Buseba, sono qui. Signor Buseba. Signor Buseba. Signor Buseba, è scappato. Dov'è? Parla! È scappato e ha portato via la signorina Muriel. Cosa? Ha detto che se vuoi rivederla, ti aspetta domani all'alba con il suo socio, per lo scambio. Domani all'alba? Ah, disarmati! Ma ve ne andate così? Mettetemi giù, signor Buseba! Mi si rovina la giacca! Ma che figli di cani! E adesso che faccio? E che faccio? Per questa volta ti sei salvato, solitario. Tiratelo giù. Thank you.
Ricordati quello che ti ha detto Buseba, furbacchione. Al primo cenno d'intesa con il tuo amico sei un uomo morto. Ah! Potete fermarvi lì. Scendete da cavallo. Giù. Scendi, furbacchione. Tu, avanti. Allora, ficcanaso. Siamo qui. Disarmati? Disarmati, come vedi. Venite avanti fino ai ferri di cavallo. Cammina. Ehi, ficcanaso. Buseba vuole la sua donna. Come hai chiesto, in cambio t'ha mandato il tuo socio. Ora, se vuoi riprendertelo, lascia libera Muriel. I patti sono questi, no? Certo. Sei libera, Muriel. E allora, via, liberatelo. Va bene. Subito. Vuoi ammazzare anche me? Sono disarmato. E poi dicono che i ferri di cavallo portano fortuna. Credi che Dillight avrebbe fatto meglio? Mm-hmm. E allora fatti slegare da lui. No, un momento. Ho deciso che da questo momento prendo io il comando. Nascondila in paese, mi farò vivo al più presto. Prendi un po' di uomini e resta di guardia. Tu e tu. Noi andiamo in paese. Va bene. Tu vai di là e sorvegli il lato sinistro. E tu la parte opposta. Tu, via! Ehi, c'è che non va, fratello. Niente, lei vuol fare sempre l'amore platonico. Io non so come si fa l'amore platonico. Dico, insegnamelo, e lei non vuole. Prova a convincerla. Comincia con un bel pugno sul naso. Thank you.
Dov'è l'oro? Non lo so. Non lo so perché non insistere. Perché... Non lo so perché non lo so. Ho da fare un momento, scusatemi. Ho da fare un momento. Sceriffo! Sceriffo! Ce devo io. La tua richiesta è stata accolta. Ti ho portato 3 volontari. Ah! Ma sono 4 e poi io te li ho chiesti qualcosa come 10 anni fa. Questo è un bandito molto pericoloso. Cercheranno di liberarlo. Si vede, infatti. Ha proprio una faccia da galera, giuro. Chiudetelo in cella, svelti. Un momento, è armato. Sono scariche. Sono? Scariche! Ah! Scariche, certo. Beh, allora se sono scariche, ecco, le può tenere, io direi. Mi raccomando, sceriffo. Non deve entrare nessuno. A costo della vita, capito? Sì, come ai vecchi tempi, nel 1800, non ricordo quando, eravamo io, Bud Masterson, Luckshort, Whiteherb e Bill. Sì, ce lo ricordiamo tutti, sceriffo. Ce lo ricordiamo. Allora, d'accordo, io vado. Un momento, mettetevi la stella e poi dovete giurare di far rispettare la legge. Dite così, giuro. Va bene, lo giurano. Ma che modi? Allora intesi, sceriffo. Che nessuno entri. Già. Parola di sceriffo. Nessuno porterà via il prigioniero. Nessuno. Tu, spranga la porta. Tu, alla finestra. I miei fagioli. Tornano verso il ranch. Ho paura, Harold. Ho tanta paura. Stiamo facendo un gioco troppo pericoloso. È stato duro, difficile, Muriel, ma siamo quasi arrivati alla fine. Che cosa conti di fare? Aspettare. Tutto procede secondo i nostri piani. Sicuro, Harold? Più o meno. Speriamo. Perché hai tutte queste preoccupazioni? Davvero hai paura? E come potrei, ora che siamo di nuovo insieme? Dove sono Bill e gli altri? Buseba, guarda! Maledetti! Avanti, ragazzi, con me!
Anche se non rispondi, lo so che mi senti lo stesso. Cosa vuoi? Maledetto, cosa vuoi? Hai 10 minuti di tempo per darmi l'oro, Buseba. L'oro? Mai! Soltanto 10 minuti, Buseba. Tocca a te. 7. A te adesso. Chi è? Sono Muriel, sceriffo, aprite! Vattene via, ritorna a casa, Muriel, non posso aprire nessuno, ordini superiori! Ragazzi, mi sentite? Dite a quel vecchio scemo di aprire, vengo da parte di Buseba. Ecco, Muriel, viene ad aprirti Jackie! Ragazzi, c'è un carro qui fuori, caricate l'oro. Buseba vi aspetta tutti alla vecchia miniera. Ah, finalmente ce ne andiamo dal paese. Forza, al lavoro. Ha detto di far presto. Ma siete impazziti? Che cosa fate? Liberate il prigioniero. Ragazzi, non vedete che sta scappando? Aiutatemi, su! Che ti fa male alla tua età. Basta! Sbrigatevi, non c'è tempo da perdere. Muriel, ragazza mia, diglielo tu che sei una donna. Questa non è la maniera di trattare gli sceriffi. Eri l'uomo più ricco del Texas e non lo sapevi, sceriffo. Va a finire che perdono pazienza. E allora, figliola, ragazzi, che ne facciamo di questo? Pensaci tu. Ricordati che io non... Ma mi raccomando, senza far tanto rumore. Per questo mi hanno fatto sceriffo. E se non la finisci di fare il gradasso, ti prendo per il bavero e ti sbatto fuori. Cioè, voglio dire, dentro. E non scherzo, sai? Sì, lo so che non scherzi. Ma adesso sdraiati lì e sta buono. Io sono lo sceriffo e non mi sdraio perché non mi va di sdraiarmi. E ti giuro che questa me la paghi. Non te la perdono neanche se m'ammazzi. Fate presto, Buseba si arrabbia. Bel lavoro, ragazzi. Davvero un bel lavoro. Tesoro, neanche Bill Light avrebbe fatto meglio. Ce l'abbiamo fatta. Non ne avevo mai dubitato. Ora c'è da sistemare Amen. Alla vecchia miniera lo sistemerà un altro, il fantasma, se non lo avrà già fatto fuori Buseba. Non ne potevo più di stare vicino a quella bestia. Amore, è andato tutto come volevi tu. Adesso noi due. Noi due? Sì. Io. Dieci minuti, Buseba. Voglio l'oro. Vieni a prenderlo, allora. È quello che sto facendo. Ti ammazzo! Adesso mi condurrai dov'è l'oro. Vero, Buseba? O ti muovi o ti fai il segno della croce. Muriel, 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 me l'avete uccisa, porci schifosi, per loro me l'avete uccisa! Voglio l'oro, Buseba. L'oro? Era qui, era qui, era qui! Non l'avrebbe trovato nessuno. Anche tu ci sei cascato. I tuoi soci hanno fregato anche te. Muriel, io ti vendicherò, Muriel. Thank you.
Su, vieni. Ti stavo aspettando. Non ti muovere. Lo sai che non porto mai armi. Quando ti fa comodo. Senti, io di bastardi ne ho conosciuti tanti, ma messi tutti assieme non fanno i tuoi genitori. I miei genitori erano poveri perché erano due imbecilli. Ma io ho cervello, ho tanto cervello. Ho organizzato tutto. Muriel era la mia donna, stava con Buseba soltanto perché serviva a me. E alla fine l'hai uccisa, perché ormai non ti serviva più. Sono dettagli. Faceva parte del piano. Così come mi serviva che tu poco fa uccidessi Buseba. E hai scelto proprio me. Eri l'uomo giusto. Ma quante volte saresti morto se non ci fosse stato uno schifoso fantasma a salvarti la pelle? Come vedi, il mio piano sta per concludersi. Appunto, fatti il segno della croce. Vedo proprio che non impari. Mi dispiace. Nel nome del padre. Aspetta un momento. Ragioniamo. Del figliuolo. In fondo siamo soci. $1.000.000 da far impazzire tutti. Dello Spirito Santo. Puzza. È lui. Edin Light. Una volta era un grande pistolero. L'ho cercato per tutto il West, finché non l'ho trovato qui in un saloon. L'ho cercato per te. E tu perché non l'hai ancora ucciso? Mi conosci, io non uccido mai sparando alle spalle. Tieni. Ti ho disarmato solamente per evitare che uccidessi ancora un altro uomo. Ma che fai? Sei impazzito? Avanti, che aspetti? La vuoi la tua parte di oro, sì o no? Stai calmo, tu solitario. Non ci pensare. Sono io che devo decidere, soltanto io. Sei sempre molto svelto con la pistola. Con il cervello un po' meno. Che vuoi dire? L'oro non toccherà a nessuno di noi due. Basta! Ti ordino di ucciderlo! Dean Light, mi hai sentito? Sono io a dare gli ordini! Anche tu vorresti tradirmi, vero? Ma non te lo permetterò, Dean Light, perché sono io il cervello! Sono io il padrone! Sono io! Sono io che pago! Che cosa valete voi due? Niente, non valete niente voi due! Se non trovate qualcuno che ha del cervello, che vi muovo! Maledetti! Maledetti! Il mio oro è mio! Mio, è mio! Avevo previsto tutto, tutto. Il mio piano era perfetto! No. I piani sono sempre perfetti. Chi sbaglia sono gli uomini. Ma l'oro è mio! È mio! Vi prego, non portatemelo via, vi prego! Non potete farlo! Vigliacchi! Vigliacchi! L'oro è mio! Andiamo. È tutto mio! Non potete portarlo via! Sì, socio. Non potete! Non potete farlo! No, vi prego! Ci tenevi tanto a quest'oro? No. Ecco! Non lasciatemi! Tieni! Tieni! Non potete! Ancora! Ancora un po'! È sempre più non di quanto vi occorre! Lasciatemi qui! No! Non lasciatemi qui! Vi prego! Non potete! Mi do tutto! Allora, socio, restituiamo l'oro e ci teniamo il 10%? O ci teniamo l'oro e restituiamo il 10%? Facciamo decidere a una moneta. Croce niente. Se invece viene testa, ci teniamo tutto. Testa! Senti, posso vedere?
Stood at early morning, and she watched me.